Ciao a tutti! Nel video di oggi vi spiegherò 8 esercizi per andare ad allenare la parte alta che spesso noi donne un po' trascuriamo. Faremo due circuiti, 30 secondi lavoro, 15 secondi riposo, 4 esercizi ogni circuito, totale dei circuiti 9 minuti il primo, 9 minuti il secondo, quindi vi occuperà una ventina di minuti questo lavoro. Ci serviranno solamente una coppia di manubri, ok? Primo esercizio del primo circuito. A terra, mani appoggiate vicino al petto, ginocchia appoggiate, duro l'addome, tutto in asse il corpo, busto e cosce. Quando spingo, contraggo l'addome ed espiro dalla bocca, quindi butto fuori l'aria, svuoto. Fuori l'aria, distendo completamente le braccia. Inspiro, riappoggio. Fuori, distendo. Mi raccomando, il bacino non deve andare giù. Chi è già in grado di farli bene può iniziare a farli con tutto il corpo in linea, addome anche qui contrattissimo, scendo, poggio il petto e distendo, butto fuori l'aria. Inspiro e fuori, anche qui non andiamo a spanciare con il bacino. Ok? Secondo esercizio, dopo i 15 secondi di pausa, abbiamo un'alzata laterale in linea con le spalle. Fuori, scendo e un'alzata frontale, quindi davanti, inspiro e fuori. Salgo, scendo laterale, salgo e scendo frontale, così fino al termine dei 30 secondi. Ok? Terzo esercizio, posizione del corpo circa 90 gradi, busto, coscia. Ok? La parte lombare. Dobbiamo tenerla bene e non a mo' di sciatore, ma con il sedere in fuori. Ok? E in questo caso andiamo a fare il rematore. Inspiro, sollevo bene i gomiti, guardo a terra. Fuori l'aria, distendo. Inspiro e fuori, senza mai mollare la schiena, né nella parte alta né in quella bassa. Inspiro e fuori, sempre per 30 secondi. Ultimo esercizio del primo circuito, piedi, addome sempre tenuto, sollevo le braccia piegandole e scendo lentamente senza andare a distendere completamente il braccio, ve lo faccio vedere laterale, inspiro, sollevo, scendo lentamente, mi fermo un attimo prima di distendere il braccio, inspiro e scendo, non devo andare a ciondolare indietro con i pesi, ok? Sempre 30 secondi. E poi si ricomincia il giro a terra dai push-up. Nel secondo circuito di oggi andiamo a fare due esercizi a terra e due esercizi in piedi. Sempre 30 secondi lavoro, 15 secondi riposo. Totale 9 minuti che sarebbero 3 giri. Primo esercizio, le croci a pancia in su, gambe piegate, braccia leggermente piegate, apro, inspiro dal naso, sfioro con il gomito a terra ma non appoggio. Fuori l'aria, chiudo e svuoto l'aria. Inspiro e fuori. Primo esercizio, sempre 30 secondi. Secondo, mi siedo senza andare a collassare con la parte lombare, quindi sto ben dritto. Parto con i pesi vicini alle spalle e distendo le braccia in linea con le orecchie. Fuori bene l'aria. Inspiro, torno in posizione di partenza. Distendo in alto e scendo. 30 secondi, 15 secondi di pausa. A questo punto mi alzo in piedi, vado a fare le trazioni al mento con i gomiti alti, ginocchia leggermente piegate. Inspiro, sollevo alti i gomiti, i pesi si fermano sotto il mento, appunto, scendo e svuoto. Inspiro dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Terzo esercizio. Stessa posizione del rematore del primo circuito, quindi teniamo bene la lombare, 90 gradi circa coscia busto. Il braccio è attaccato al busto e anche il gomito, si muove solo l'avambraccio, quindi estendo l'avambraccio e torno. Il movimento più o meno è di 90 gradi, svuoto l'aria fuori, inspiro, torno, fuori, inspiro. Sempre 30 secondi. Ripeto. Tutti e quattro gli esercizi 3 volte per un totale di 9 minuti. Potete tranquillamente utilizzare l'applicazione del Tabata, 30 secondi lavoro e 15 riposo per 12 round.
Ciao a tutti e buon allenamento ancora!